Nelle ultime ore il pensionamento dell'ex primario di ortopedia del Cardarelli di Campobasso, Pancrazio La Floresta, ha messo in allarme i cittadini. Allarme in realtà alimentato da una nota con la quale si sottolinea che la mancata possibilità di assicurare il trattamento di patologie traumatiche maggiori, vista la carenza di personale medico-ortopedico, impone temporaneamente, fino a nuova disposizione e con effetto immediato, il trasferimento dei pazienti politraumatizzati giunti al pronto soccorso del Lab e degli SPOC verso centri di secondo livello. Ma dall'azienda sanitaria arriva un messaggio rassicurante tramite il dottor Bianchi, responsabile dell'ortopedia di Isernia, che precisa appunto che solo i politraumi maggiori verranno curati fuori regione. Il tutto in attesa dell'arrivo del dottor Giuseppe Melucci, nuovo direttore di ortopedia del Cardarelli, atteso nei prossimi giorni dopo aver vinto il concorso bandito dall'ASREM. I Mogliesani non sarà nessuno trasferito all'esterno, ma saranno tutti i Mogliesani, dal punto di vista ortopedico e traumatologico, trattati presso gli ospedali di Termoli, Venafro, Isernia e Campobasso. Detto questo, è vero pure che c'è stato un provvedimento, ma che non parlava di queste delle fratture normali, dell'ordinario, anche dello stato, ma parlava esclusivamente di patologie di pazienti con politrauma maggiore. La stessa parola si dice che cosa vuol significare. Tra l'altro, il politrauma maggiore, dove va tra Termoli e Isernia o Campobasso, viene comunque stabilizzato, comunque senza rischio di pericolo di vita, e poi eventualmente trasferito presso centri di secondo livello o più specialistici di alta specializzazione. Punto.